accesi da soli, sì. Dovete fare l'annuncio prima, partiamo. Cominciamo, mi sa che l'hanno fatto. Ok. Sì. Perfetto, buongiorno, ben arrivati alla presentazione dei 10 selfie di Simbola. Siamo felici e onorati di presentarli alla sede della stampa estera perché i 10 selfie fanno il giro del mondo, perché raccontano la bellezza. È iniziata. Tempismo fantastico. Quindi è importante farlo qui perché i 10 selfie fanno il giro del mondo, sono tradotti in 7 lingue e vengono presentati regolarmente in tutte le ambasciate, ma di questo parleremo più avanti. Io direi che per la presentazione di questo ritratto dell'Italia in 10 eccellenze, selfie che non hanno bisogno poi di Photoshop, questo è importante perché sono reali e eccellenti rappresentazioni della realtà. Parleremo con naturalmente Ermete Realacci, che è il presidente di Simbola, ci sarà con noi Mauro Battocchi, che è il vice direttore generale del sistema paese, della promozione del sistema paese presso il Ministero degli Esteri, Domenico Mauriello, segretario generale di Assocamera Estero. Doveva esserci il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo D'Urso, che non è potuto venire, ma ha mandato una testimonianza video che vedremo insieme, di grandissimo interesse e di grandissimo spessore. I nostri padroni di casa sono qui con noi naturalmente, quindi io darei la parola per un saluto iniziale a Chris Ward-Jones, che oltre ad essere un corrispondente britannico è il segretario della stampa estera. Grazie Manuela. I selfie, neologismo che conosco bene perché sono fotografo, ma pur essendo fotografo non ne ho mai fatti e non ne farò mai. Invece fotografo la realtà davanti a me. E questo rapporto che avete con voi è una fotografia dell'Italia migliore, quella della sostenibilità, dell'economia circolare e delle energie rinnovabili. Ma si parla anche di moda, di cantieri navali, di enogastronomia, di tecnologie. Questi selfie sono presentati non con un volume di parole, ma giustamente con immagini, grafici, statistiche, cioè esattamente come una buona fotografia, che riassume in modo diretto e conciso la situazione attuale dell'Italia. Stavo parlando con alcuni dei presenti e intanto benvenuti, speriamo di avervi spesso con noi. L'Italia migliore, dicevo, che è l'essenza di quello che noi giornalisti esteri siamo alla ricerca, perché sì, l'Italia del quotidiano è importante, ma non sempre i giornali esteri mettono in risalto, per esempio, cose politiche quotidiane. Invece siamo sempre alla ricerca dell'Italia migliore, l'Italia che nel mondo ha un successo enorme, e però forse anche per colpa dell'Italia non è sempre è messa in evidenza come dovrebbe. Comunque a questo punto vi lascio la parola, grazie della vostra presenza. Grazie Chris, grazie infinite, torneremo presto chissà dove, ma torneremo. E quindi lascerei la parola naturalmente al presidente di Simbola, Ermete Realacci, partendo anche dallo spunto che ci ha dato Chris, cioè che molto spesso sono più gli stranieri che ricercano le eccellenze italiane rispetto a noi, che dobbiamo un po' migliorare nella nostra narrativa, no? Sì, è uno spunto molto interessante e devo dire che noi siamo grati all'Associazione della Stampa Estera perché è una sede prestigiosa, perché per tutti è importante guardarsi anche con occhio esterno per capire pregi e difetti, ma anche perché l'Italia ha un difetto cronico, cioè nel senso è criptodepressa, cioè è capace di vedere i propri mali senza affrontarli, ma è abbastanza incapace di vedere i propri punti di forza. E noi da 10 anni, questo ce ne siamo accorti dopo, è la 10ª edizione di questa Italia in 10 selfie, proviamo a fare un'operazione a partire dai rapporti che Simbola fa nel corso dell'anno, cioè per capirci
Giustamente tu dicevi che sono molto compatte queste comunicazioni, volutamente, un'infografica e poche righe. Dietro alcuni di questi selfie ci sono rapporti di 300 pagine con centinaia di dati, numeri, tabelle, però abbiamo voluto fare uno sforzo di sintesi proprio per indicare alcuni punti di forza del paese. C'è una bellissima lettera di Voltaire a un amico che termina dicendo: scusa la lunghezza, avevo poco tempo. No? Costa fatica arrivare a un livello, ma non lo devo spiegare a dei giornalisti, diciamo, quanto sia importante la capacità di sintetizzare in maniera efficace una comunicazione. E quindi paradossalmente noi parliamo in questa sede e usiamo all'estero questi strumenti anche per parlare agli italiani, perché molte di queste cose, prima ancora di non essere conosciute all'estero, non sono conosciute neanche dagli italiani. Poi rapidamente illustrerò i selfie, peraltro li avete tutti sotto mano, e nelle varie traduzioni sono disponibili da adesso sul sito di Simbola, vengono tradotti già adesso in inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, portoghese, cinese, anche il portoghese mi mancava, quindi sono otto, cinese, giapponese, arabo, quindi diciamo è abbastanza, il portoghese mi mancava, questi i nostri amici delle Camere di Commercio Estero ci aiutano in questo lavoro, ma è importante segnalare questi punti di forza, alcuni dei quali cambiano ogni anno perché poi l'Italia ha tanti aspetti, anche agli italiani che spesso li ignorano, e anzi spesso io cito sempre un dato, il primo selfie che poi rapidamente illustrerò parla dell'economia circolare, l'Italia è di gran lunga leader nell'economia circolare, nel recupero dei materiali nei cicli produttivi in Europa. Ipsos ha fatto per noi una volta un lavoro, risultava che questo era un dato noto al 10% degli italiani, ma che una volta che veniva comunicato il 50% non ci credeva, diceva no, non è vero, non è possibile una cosa del genere. È un dato ovviamente, come è citato in tutti i selfie, in questo caso è un dato che ha origine dalle statistiche europee, quindi sono dati tutti iper certificati e verificati. Questo strumento agile per molti aspetti ci aiuta anche a capire una cosa che a volte sorprende. Spesso l'Italia, anche gli ultimi dati vanno in questa direzione, ha dei tassi di crescita superiori all'attese. No? Perché l'Italia ha dei tassi di crescita superiori alle attese? Perché spesso l'Italia viene vista dall'esterno o dal satellite, da Marte, dalle agenzie di rating, non si capisce qual è la forza reale del sistema produttivo italiano, in particolar modo del Made in Italy. Noi abbiamo messo una delle frasi che abbiamo messo nell'introduzione, è una frase di Carlo Maria Cipolla che diceva: gli italiani sono abituati fin dal Medioevo a produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Le nicchie, ma in un mondo globalizzato le nicchie sono enormi, no? Che l'Italia presidia, sono nicchie che si basano su questo, su un incrocio, che veniva ben detto dal segretario della stampa estera, fra innovazione, qualità, bellezza, e le nuove frontiere, la sostenibilità, le rinnovabili, il contrasto alla crisi climatica, e attraversano i selfie tutti questi dati con un elemento in più che è quello di avere dietro territori e comunità. Vi assicuro, poi vi farò anche un esempio in uno dei selfie, che dietro questa capacità di produrre cose belle, quasi sempre in Italia, c'è un rapporto molto buono con i lavoratori, con le comunità, col territorio. Non è tutta l'economia italiana questa, è una parte molto importante, ma diciamo grosso modo, secondo le nostre valutazioni, un 40% dell'economia italiana ha questa propensione, ma nell'export le imprese che vanno meglio sono quelle che, oltre a accettare questa frontiera dell'innovazione e della sostenibilità, mantiene relazioni fortissime con i territori e con le comunità, e da questo trae la sua capacità anche di innovare. Questa è una caratteristica molto italiana della produzione, difficilmente visibile se tu non guardi l'Italia negli occhi anche con un po' di simpatia. E questo non è un problema della visione estera sull'Italia, l'Italia è vista in genere meglio di come si vedono gli italiani,
Cioè, è raro che un giornale straniero faccia un articolo critico sull'Italia e in Italia non trovi gente che dice ma è peggio di come dicono loro, siamo molto peggio di così, potrei farvi moltissimi esempi. Ma perché non c'è curiosità e simpatia, empatia, diciamo, con quello che il paese rappresenta? Finisco dicendo che questo lavoro è cresciuto nel corso del tempo, ha trovato dei partner autorevoli, non solo Unione Camere e le Camere di Commercio Estero, ma anche ministeri. Siamo partiti da un rapporto con il Ministero degli Esteri, con le ambasciate, poi con il Ministero che adesso si chiama per la sicurezza energetica, col Ministero dell'Ambiente prima, della transizione energetica dopo, e adesso con il cambio di denominazione, come ci dirà anche il Ministro Urso, un ruolo importante lo svolge anche l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quindi, e termino dando un'informazione, se volete, che non è importante tanto ai fini del rapporto, ma per capire lo schema. Voglio anche dire che questo rapporto la Fondazione Simbolo lo fa come lavoro istituzionale suo, di fondazione, nel senso non prendiamo un euro per fare questo rapporto, e questo forse dà autorevolezza a questo rapporto, nel senso che l'autorevolezza è data dal fatto che grosso modo la gente si fida dei dati e delle elaborazioni che facciamo, ed è anche un'elaborazione libera, nel senso che noi non scegliamo un settore o l'altro. Forse per un soggetto istituzionale sarebbe più difficile, immagino che se il Ministero dell'Esteri dovesse fare un elenco di 10 eccellenze italiane si aprirebbero conflitti, perché metterci questo e non quest'altro, diciamo. Noi abbiamo questa libertà di cui diciamo, ci avvaliamo ogni anno per segnalare ogni anno delle cose in parte diverse sull'Italia, e che sono sempre più in linea con quella, adesso se mi consentite, dell'Europa che vorremmo, diciamo, no? Quando l'Europa individua come parole chiave per ragionare sia del Next Generation che dei fondi strutturali, coesione, transizione verde e digitale, descrive un'Italia, un'Europa e un'Italia che ci piace, che vedrete che trasversalmente attraversa un po' tutti questi settori e definisce appunto quello che noi chiamiamo un'Italia che fa l'Italia. Allora, rapidamente ve li scorro, però sono, insomma, comprensibili abbastanza. Primo è proprio quello sull'economia circolare. Ora, l'economia circolare oramai è molto popolare, io dico scherzando che oggi neanche Jack lo squartatore direbbe che lui non segue l'economia circolare, direbbe che usa coltelli di acciaio riciclato, eccetera. Quindi, però se andiamo ai numeri, no? Nei cicli produttivi l'Italia è di gran lunga il paese che recupera più materia prima. I dati li vedete qui, noi siamo all'83,4%, la media europea è al 53,8%, recuperiamo molta più materia prima anche dei tedeschi. Per noi i tedeschi sono un naturale punto di riferimento, non solo per la forza della Germania, ma perché noi siamo la seconda manifattura europea, ma la Germania è di gran lunga la prima manifattura europea. Quindi tener d'occhio quello che accade, e spesso ci sono forti interrelazioni, diciamo, fra Italia e Germania dal punto di vista produttivo, è molto importante. Ci tengo a dire una cosa che torna anche in tutti gli altri selfie, che quasi tutti questi dati, tenderei a dire tutti, sono figli non tanto di politiche, perché il punto debole dell'Italia è poi proprio quando entra in campo la politica, la burocrazia, eccetera. Sono figli dell'antropologia produttiva italiana. Cioè, noi abbiamo questi dati così avanzati perché siamo da sempre un paese povero di materie prime. E quindi nel corso dei secoli, e non ci siamo fermati e c'è molto da fare, abbiamo dovuto imparare ad essere più efficienti. I rottami di Brescia, gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia sono figlie di questo, non di standard, non di incentivi, non, anzi qualche volta la burocrazia ha fatto anche dei danni, ma non è questo il caso di esaminarli. E questo ci aiuta anche a essere più competitivi, ma anche a risparmiare tanta energia e tante emissioni di CO2. Questo recupero di materia prima nell'economia circolare italiana vale qualcosa come 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno risparmiate e 63 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 risparmiate, tanto. E si può fare di più e si aprono nuove frontiere.
Questo vale per l'Europa, ma vale anche per l'Italia, perché è chiaro che l'Italia non potrà competere con la Cina sui giacimenti africani, ma è un paese che nel minimizzare le materie prime e nel recuperarle è molto forte. E i terreni che si aprono, questo lo dico anche al Ministro degli Esteri, sul fronte dei minerali strategici, delle terre rare, sono terreni importanti in cui l'Italia ha da dire. Secondo punto, che è parente del primo, siamo campioni dell'efficienza. Nell'impiego delle risorse noi siamo quelli che producono più valore aggiunto con meno risorse, no? Di nuovo, il ragionamento è analogo a quello che diceva prima, ma dietro, ci tengono a dirlo, c'è una tendenza che all'inizio, senza che ci fosse un indirizzo, una convinzione neanche conscia da parte degli imprenditori, qui vedo rappresentanti anche della Federlegno in sala, ha portato le imprese italiane a investire nel green, no? In maniera sempre più crescente. Secondo i dati dell'indagine che facciamo ogni anno assieme ad Unioncamere, circa il 40% delle imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno fatto investimenti che hanno a che fare col green, investimenti che riguardano le fonti rinnovabili, il risparmio energetico, innovazione di processo e prodotto, riduzione dei consumi di acqua, insomma, e queste imprese sono quelle che vanno meglio, innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Vale nei settori più impensati. Un anno abbiamo messo fra i 10 selfie anche le giostre, quest'anno non c'è perché li cambiamo, diciamo, ogni anno. Per esempio, pochi sanno che noi siamo dei leader mondiali nel mondo delle giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane. Credo che Con Island siano proprio comprati i giostrai italiani, no? Perché vincono le giostre italiane? Le giostre italiane vincono perché sono più belle, tema abbastanza trasversale, perché si adattano di più alle culture locali. Come gli piace giocare al bambino cinese, questo vale anche per la nautica, sono una serie aneddotica, e io gli faccio la giostra come mi piace al bambino cinese, ma anche perché le nostre giostre consumano molta meno energia, per esempio, di quelle tedesche. Gliel'ha detto qualcuno, c'è stato un incentivo, c'è stato uno standard, aggiungo, se mi è consentito una battutaccia, i giostrai si sono per caso formati ai seminari di Greenpeace o della Lega Ambiente? No, i giostrai sono eredi di famiglie circensi, dubito che si siano formati ai seminari delle associazioni ambientaliste, ma sono imprenditori italiani che, se capiscono che una cosa si può fare, la fanno. E questo poi alla fine produce in qualche maniera un avanzamento. Moda. La moda anche, come voi sapete, la moda è un settore molto impattante anche dal punto di vista ambientale, c'è molto da fare, però adesso il mondo della moda si è messo in modo significativamente sul terreno della sostenibilità, ripeto, c'è molto da fare, però l'Italia parte anche dal fatto di essere la seconda nell'export della moda nel mondo, no? Vabbè, la prima è la Cina, diciamo, molto distante da noi come livello, ma questo si può anche, per così dire, capire, ma come vedete dai dati c'è un aumento costante del settore della moda. Di nuovo, determinante il passaggio dalla quantità alla qualità, cioè che, credetemi, vale per il vino come per le scarpe, no? Noi oggi produciamo il 40% in meno del vino che producevamo nel 1986, quando ci fu la crisi del metanolo, no? Ma il nostro vino vale 10 volte di più di quello che valeva allora. Le scarpe è quasi uguale. Noi produciamo oggi meno della metà dei paio di scarpe che producevamo anni fa, ma il fatturato è continuamente aumentato. Nello spostamento verso la qualità e verso la sostenibilità c'è un importante fattore di competitività del sistema di imprese italiane. Vale anche per l'Europa questo, ma per l'Italia vale in misura maggiorata. Design. Come si vede dai dati che trovate, l'Italia è leader in Europa per numero di imprese che si occupano di design.
Devo dire, ci dispiace, lo dico, che sia uscita la Gran Bretagna, che ci competeva un pochino su questo terreno, ma questa sarebbe un'altra storia, come si suol dire, un altro ragionamento, però siamo leader nel design e soprattutto siamo leader nel design applicato alla produzione. Cioè, il più grande appuntamento di design del mondo non è un'assemblea di architetti, ma è il Salone del Mobile. Se non è mobile, è nel mondo il momento più alto, non solo in quel settore, perché siamo il terzo esportatore mondiale noi di mobili su scala mondo, e anche lì, per capirci, senza che ci siano state politiche specifiche, noi siamo il terzo esportatore mondiale e i produttori italiani di mobili sono quelli che consumano meno energia, meno acqua e sono primi nel mondo nel recuperare il legno. Cioè buona parte dei pannelli truciolati italiani sono fatti col 100% di legno recuperato. Anche questo senza che ci siano state politiche in materia. Anzi, se vogliamo dirla tutta, nella non percezione di questi punti di forza, la politica secondo me sta dietro la media dei cittadini, diciamo, rispetto a quella... del resto voi che seguite queste cose lo vedete dal dibattito politico, che non mi pare che sia, diciamo, concentratissimo su questi settori. Nautica, anche questo è un settore in cui l'Italia è molto forte. Noi grosso modo il 50%, un po' meno, adesso non so qual è il dato giusto, chiedo a Domenico, che poi 48-49% dei yacht, dei grandi yacht del mondo sono fatti in Italia, no? Anche qui, perché lì è un incrocio sempre di quei fattori che tornano, nel senso bellezza, c'è anche innovazione tecnologica, c'è saper fare, perché poi gli arredamenti degli yacht di lusso non è che li compri all'IKEA. Hai una rete di artigiani che dalla Brianza a Ponsacco o a Pontedera, eccetera, costruiscono gli arredamenti di questi yacht, e c'è sempre più innovazione tecnologica. Torno al dato prima anche della sartorialità, della capacità di adattare gli yacht ai desideri. Per esempio, mi hanno spiegato, non sono un grande esperto in materia, che i cinesi praticamente gli yacht li usano senza motore, no? Nel senso, sono una specie di fantastici, non dico piede a terra, ma insomma, messi nei porti, eccetera. E lo fanno fare dagli italiani, perché l'italiano lo vuoi così, lo vuoi senza, e io te lo faccio così, no? Questo fa sì che siamo più in grado, sempre con quelle caratteristiche, di andare avanti. Ecco, il vino. Il vino è in Italia una straordinaria metafora di un percorso che tutta l'economia italiana ha fatto, e che però nel vino è stato più visibile, che anche qui incrocia sempre più il tema della sostenibilità. Peraltro il vino dovrà fare i conti anche col cambiamento climatico, c'è un problema serissimo trovare la maniera di rispondere al clima che cambia. Potete immaginare cosa significa dal punto di vista della produzione dei vini, è abbastanza intuitivo. Io peraltro ricordo, lo chiedo al nostro anche amico segretario generale, che io tanti anni fa in vacanza in Francia ero colpito dal fatto delle notizie delle aziende francesi che compravano terreni nel Galles per mettersi al sicuro rispetto a cambiamenti climatici che avrebbero dovuto cambiare le caratteristiche. Però nel vino questo cambiamento è stato traumatico, e per questo anche, se volete, una esemplare. Cioè, il vino italiano ha avuto un trauma terribile nel 1986, il trauma del metanolo. A un certo punto aveva scelto una strada sbagliata il vino italiano, puntare tutto sulla grande quantità e sul basso prezzo. In seguenza della grande quantità e il basso prezzo ci fu sempre più vino adulterato, sofisticato, e a un certo punto, siccome fu detassato il metanolo, qualche criminale deficiente, forse più deficiente che criminale, fece il vino adulterato con il metanolo. Il metanolo ha un piccolo problema, ti uccide in certe quantità.
per cui morirono nel 1986 più di 20 persone, altre rimasero ciechi, e quindi ci fu un trauma tremendo, crollo delle vendite. E cosa ha prodotto questo? La politica in quel caso ha fatto una cosa giusta, cioè ha alzato il livello dei controlli, quindi ha reso più difficile fare quello. Allora furono i fratelli Sciravegna, piemontesi, perché sennò si dà sempre la colpa a regioni più a produrre questo misfatto, per così dire. Ma poi da lì, abbastanza rapidamente, di nuovo i produttori, la società, i territori hanno cambiato paradigma e sono passati dalla grande quantità, basso prezzo, alla qualità legata al territorio. All'epoca, nel 1986, praticamente a sud della linea gotica non si facevano grandi vini in Italia, c'erano solo alcune aree in cui c'erano vini pregiati, tendenzialmente quelle più vicino alla Francia, che avevano una cultura, diciamo, di importazione della capacità di fare vino francese. Dopo è cambiato molto, oggi non c'è regione italiana che non produca dei vini straordinari, noi produciamo molto meno vino di quello che producevamo alla metà degli anni Ottanta. Per capirci, allora noi producevamo il 40% di vino in più rispetto a quello che produciamo adesso, ma il nostro vino nell'export valeva 10 volte di meno. Noi allora esportavamo 700 milioni di euro di vino all'anno, l'anno scorso abbiamo superato i 7 miliardi di euro di vino. E abbiamo battuto i grandi paesi emergenti, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, California, non solo, diciamo, sulla qualità, perché anche questi paesi fanno dei grandi vini, ma sulla diversità. Cioè la differenza pedologica italiana, la differenza di clima, di terreni, fa sì che un Cabernet Sauvignon fatto in Piemonte non sia la stessa cosa che un Cabernet Sauvignon fatto in Sicilia. E in più, cosa che vale in tanti settori, è il riferimento alla diversità, la biodiversità, che in questo caso è figlia dell'azione dell'uomo, perché da noi il vino lo facevano gli Etruschi, i Greci, i Romani, i Cartaginesi. Noi abbiamo una quantità di vitigni autoctoni che non ha paragoni con altri paesi del mondo per questa storia, e questi spesso sono la base di nuovi vini. Marina siciliana, sa quanti nuovi vini sono nati da vitigni siciliani che sono stati anche in Sardegna, ma banalmente l'aglianico, che adesso è noto come vino, non esisteva praticamente, certo. E aglianico deriva da ellenico, perché è un vino che era figlio del fatto che le colonie greche in Italia, e quindi di nuovo ci troviamo in questo, e questa è una caratteristica di tutta l'agricoltura italiana. L'agricoltura italiana è basata su una caratterizzazione legata ai territori. Noi siamo primi per DOP, IGP, STG, per anche i vini certificati, e questo spesso chiama in ballo molto i territori. C'è un lavoro che Simbola ha fatto assieme a Coldiretti, da cui risulta che il 92% di queste produzioni certificate hanno a che fare col territorio dei piccoli comuni italiani, perché abbiamo sicuramente dei comparti di agricoltura molto forte, ma abbiamo anche un territorio che ci restituisce questo. Siamo i primi nei dispositivi per la preparazione di bevande calde. Qui in realtà noi siamo sempre rigorosi nelle definizioni, no? Le bevande calde è la maniera in cui internazionalmente si definiscono questi dispositivi. In realtà sono in grosso caffettiere, no? Cioè, a noi piaceva anche di più, diciamo, chiamare, perché c'era un richiamo di più con l'oggetto, ma abbiamo adoperato quello che era corretto dal punto di vista della categoria merceologica. E anche qui voglio fare un solo esempio, che è peraltro di un socio di Simbola, di come il saper fare italiano incrocia i territori e l'antropologia produttiva italiana. Una delle migliori aziende al mondo che fa macchine da caffè industriali, viene considerata un po' la Ferrari delle macchine da caffè, è un'azienda che si chiama Nuova Simonelli, è nelle Marche, non la conosce nessuno, nel senso che non, ha anche il marchio Arduini, e è un'azienda che esporta il 95% della sua produzione, a partire da un paese delle Marche sperduto,
che si chiama Belforte del Chienti, che sta nell'area del cratere. È un paese che avrà meno di 2.000 abitanti, no? È un'azienda modernissima, ha costruito un nuovo stabilimento dopo il terremoto, perché sta nell'area del cratere. È uno stabilimento, appunto, di incrocio fra i vari temi, autosufficiente dal punto di vista energetico, classe A dal punto di vista degli edifici, industria 4.0 molto innovativo, adoperato, usata l'industria 4.0 su quel settore. Per esempio nel caso della nuova Simonelli è la capacità di personalizzare le macchine da caffè. Loro fanno 900 tipi di macchine da caffè diversi, col microchip nel banco di montaggio. I lavoratori sanno come quell'azienda, loro esportano grosso modo un 25% in Asia Oceania, altrettanto in Nord America, il resto sparso per il mondo, sa come l'interlocutore giapponese vuole quella macchina e gliela fanno di quel colore, con quelle caratteristiche. Questa azienda, torno alle cose che ho detto prima, è un'azienda che ha un rapporto formidabile col territorio, non solo con i lavoratori, con i subfornitori, ma anche asili nido, campi sportivi, iniziative culturali. Adesso ho fatto anche un campus sulle macchine da caffè, la nuova Simonelli, lì a Belforte del Chienti, ma a me rimane impressa perché l'amministratore delegato di questa azienda, che peraltro è un signore di una certa età, che era entrato come apprendista in questa azienda, si chiama Nando Ottavi, appunto un socio della Fondazione Simbola, mi ha raccontato che quando vengono da lui i suoi clienti americani, giapponesi, lui talvolta li porta in paese, come si capisce dal toponimo. Belforte del Chienti era un forte che sta su una collinetta toscana che si affaccia, marchigiana, i miei legami con la Toscana, che nelle Marche è pericolosissimo dire una cosa del genere, che si affaccia sul paesaggio marchigiano, che è un paesaggio molto dolce, più dolce del paesaggio toscano, più dolce del paesaggio abruzzese o umbro, per stare alle regioni più vicine, è molto un bel paesaggio. E affacciandosi, più di uno ha chiesto a Nando Ottavi chi li paga i giardinieri, cioè per loro quel tipo di bellezza era figlio di una pianificazione pubblico-privata che fosse, di un indirizzo, di un architetto che aveva disegnato quel sistema. Invece non è così, è semplicemente figlio della maniera di essere dell'Italia, no? E probabilmente la nuova Simonelli fa le macchine da caffè più belle del mondo anche perché vedono quel paesaggio, perché c'è la tecnologia ma c'è anche quella cosa. Questa è una cosa difficile, diciamo, da leggere dal satellite, ma è una parte importante del saper fare italiano, molto importante. Rapidamente gli ultimi due, anche nel campo biomedicale noi abbiamo dei primati importanti. Siamo per esempio leader per quanto riguarda le tecnologie legate agli ultravioletti, agli infrarossi, su questo su scala mondiale, e siamo, mi pare, secondi solo alla Germania per numero di occupati in questo comparto. Potremmo fare anche altri esempi, ma l'ho fatta già troppo lunga, e quindi in maniera rapida dico anche, e questo anche è comprensibilissimo, che, visto che ci stiamo anche avviando alle Olimpiadi di Cortina, Milano, Cortina, insomma, adesso non voglio fare gaffe territoriali, siamo anche i primi nel saldo di prodotti sportivi tra i grandi paesi dell'Unione Europea e leader nell'export di abbinamento da neve. Ne avremmo potuto, gli occhiali, ne potevamo dire tante altre, però insomma quello che diciamo noi è: il mondo è complicato, abbiamo un sacco di problemi, una guerra alle porte di casa, la crisi climatica, crisi ricorrenti, problemi che abbiamo. L'Italia può fare la sua parte assieme all'Europa se lavora con gli altri, con tutti, non solo con l'Europa, ma anche se conserva la sua anima, la sua capacità di produrre cose belle all'ombra dei campanili e di saper utilizzare questi legami. Noi abbiamo messo un'altra frase che abbiamo messo nell'introduzione, è una frase di Galileo Galilei, molto bella secondo me, perché dice: le cose sono unite da legami invisibili. Galileo Galilei era un grande scienziato, ma era un grande letterato anche, ha scritto dei bellissimi testi.
Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. Ecco, nel saper fare italiano c'è questo rapporto fra matrici diverse, tecnologiche, culturali, estetiche, che è un pezzo della sfida della sostenibilità. Grazie mille Ermete, hai fatto una disamina fantastica, molto chiara, dalla quale mi vengono veramente due o tre riflessioni velocissime. La prima è proprio l'ombra del campanile. Dall'anomalia italiana, che è sempre stata considerata proprio quella di avere dei piccoli distretti, l'opposto delle grandi di quanto succede nella grande globalizzazione, quindi micro imprese riunite in piccoli distretti, in realtà è nata la nostra forza, perché questo legame è una delle cose indissolubilmente legate alla qualità e alla ricerca. L'altro elemento è quello della ricerca, perché una delle vie all'innovazione italiana nasce proprio dal fatto che la ricerca è raramente fine a se stessa, è sempre collegata all'esigenza concreta dell'impresa, che ha bisogno di migliorare per produrre meglio, per produrre in modo più sostenibile, e quindi si affida alla ricerca. Quindi anche qui questo filo, non tanto invisibile, ma molto visibile e forte, è importantissimo per sottolineare l'anomalia positiva del paese. Manuela, questo mi fa ricordare, non l'abbiamo potuto mettere, ci abbiamo messo un altro dei primati italiani che avevo saltato, che è il fatto che noi abbiamo l'azienda più forte delle rinnovabili dal punto di vista della potenza del mondo, che è l'Enel. Certo. Che però ne ha fatte poche in Italia, perché in Italia è complicato mettere impianti rinnovabili, ha fatto più in giro per il mondo che non in Italia, anzi qui c'è un punto di arretratezza italiana dal punto di vista delle politiche che bisogna fare. L'Olanda ha messo il quadruplo dei pannelli fotovoltaici dell'Italia, e l'Olanda è più piccola di Sicilia e Calabria e ha meno sole dell'Italia, obiettivamente. Sì, è anche un tema di rovescio della stessa medaglia, tanto legame con il territorio vuole anche dire magari imporsi delle protezioni sbagliate, ma è questo. Sì. È. Ma un'altra cosa che invece non abbiamo potuto mettere, perché noi questi, come capite, i selfie sono sempre fatti per confronto con gli altri, è un primato italiano che qualche, sono sicuro qua dentro conoscono in pochi, cioè la più grande azienda, l'acciaieria del mondo, che ha azzerato le emissioni di CO2 italiana, che è la più grande acciaieria italiana, che è Arvedi. Se questa cosa Arvedi è la più grossa acciaieria italiana, adesso perché Taranto ha calato la produzione, fa acciaio piano, è un'acciaieria avanzatissima, ha 600 brevetti, di nuovo rapporto straordinario col territorio, è la prima acciaieria al mondo che azzera, fra riduzione dei consumi, fonti rinnovabili, compensazioni, le emissioni di CO2. Se stessi in un altro paese avresti avuto i leader davanti a quell'azienda a dire: volete vedere il futuro? Guardate noi. Adesso vedo la Padovani, che insomma per noi è un punto di riferimento. Pensate se stava in Francia, se Macron non andava davanti ad Arvedi a dire: guardateci, vi facciamo vedere noi dove è il mondo. E noi non lo facciamo. Ultimissime due veloci riflessioni. Il vino, è vero, i cambiamenti climatici ci imporranno di avere dei cambiamenti nella produzione del vino, o meglio nella coltivazione delle vigne, ma l'agri-food e quindi tutta la ricerca collegata, dai droni che controllano il terreno alla capacità di far crescere piante anche con un minimo, una minima presenza di acqua, in realtà anche in questo tema l'Italia è particolarmente forte. E farò dopo le altre, se no rubo la parola a Mauro Battocchi, che è il vice direttore generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. È stato ambasciatore in Cile recentemente, quindi anche da un osservatorio diverso dal nostro può dirci qualche cosa di come viene vista e percepita l'Italia. Grazie mille, è un piacere essere qua. Ringrazio dottor Realacci per questo invito. Con la Fondazione Simbola, la Farnesina ha stabilito una collaborazione esemplare da molti anni. Ci aiutate a identificare i fattori che poi ci aiutano a promuovere l'Italia nel mondo. Quindi davvero grazie, e quello che fate ha una grande importanza anche nel nostro lavoro. È un piacere tra l'altro rivedere cari amici e cari amiche. Dopo vari anni che ho trascorso all'estero, sono rientrato alla Farnesina da meno di un mese, dopo 8 anni, degli ultimi 10 anni, 8 anni li ho passati all'estero, in Cile gli ultimi 4, e prima, dopo una pausa intermedia, in California, San Francisco. Quindi proverò a portare un attimino
quella che è la visione di chi sta all'estero rispetto a questa tematica. E ovviamente di chi sta all'estero poi in posizione anche di ambasciatore, in posizione in quel caso di console, con lo scopo, con il mandato di promuovere il nostro paese all'estero. Partirò con una frase, visto che siamo in ambiente anche camerale, abbiamo qua il dottor Mauriello, la dottoressa Pinacosta, con una frase del presidente della Camera di Commercio Italiana in Cile, che si chiama Luciano Marocchino, e lui dice spesso: gli italiani cominciano a essere obiettivi sull'Italia solo dopo aver vissuto un po' di tempo all'estero. Questa è, credo che sia una gran verità. L'italiano che va, si trapianta all'estero, gradualmente riesce a filtrare, setacciare il proprio humus culturale, che è naturalmente portato alla critica, all'autocritica e, se vogliamo, alla mancanza di autoempatia, a setacciare tutto questo e a farne invece un'analisi più fredda, comparativa, su tante variabili che ovviamente sono parte importante della vita di ciascuno di noi. Gli italiani all'estero amano tremendamente l'Italia e sanno vederne gli aspetti positivi. Sicuramente non si sorprendono tantissimo di questi selfie, o almeno non di tutti, come invece siamo sorpresi noi. Mi è piaciuta la definizione di criptodepressi, e senza arrivare, diciamo, a questa definizione quasi, quasi medica, direi che comunque abbiamo una mancanza di empatia, non ci vogliamo abbastanza bene come paese. Il fatto di volersi bene oggi non è solo un tema di, potremmo dire, di wellness, ma è un tema di competitività del sistema paese. Perché se noi come paese non siamo in grado di essere consapevoli delle nostre forze, dei nostri atu, dei nostri punti di, appunto, di forza, se non lo siamo, poi proiettiamo all'estero un'immagine inadeguata. E naturalmente vale anche nelle vite delle persone, no? Cioè, se la persona è insicura, poi dopo non è che gli altri la prendono sul serio. E così vale per un paese. Se noi siamo convinti di noi stessi, di chi siamo, delle nostre debolezze, ma anche dei nostri punti di forza, gli altri ci prenderanno sul serio. A volte ce la prendiamo con gli stranieri perché dicono: no, perché avete detto delle cose cattive su di noi. Ma guardiamoci dentro, siamo noi i primi che parliamo in questi termini di noi stessi. Se noi fossimo, ripeto, più empatici nei nostri confronti, le cose sarebbero diverse. Più empatici e anche più informati, perché effettivamente i 10 selfie sono basati su numeri, non sono delle definizioni così generiche. E credo che sia molto importante parlare di numeri per entrare un po' nel vivo di questa rappresentazione. Allora, visto sempre dall'estero il tema dell'immagine dell'Italia, credo che su alcuni punti siamo già molto avanti, ma c'è un punto su cui invece dobbiamo costruire. E siamo avanti quando noi parliamo dell'Italia come paese della bellezza. Indubbiamente questa è una consapevolezza globale e difficilmente ci viene contestata. Siamo il paese del bello, e quante persone sognanti ho incontrato nella mia vita professionale, non appena io dicevo sono ambasciatore d'Italia. Ah, l'Italia. Sogno di stare in Italia. La bellezza, la dimensione estetica, l'abbiamo ben presente noi, l'hanno presente all'estero. Possiamo naturalmente fare di più e meglio per rappresentare questo concetto, però se vogliamo è già parte della consapevolezza globale. Un altro tema su cui forse in Italia non siamo abbastanza coscienti, che però all'estero è viceversa assai forte, è il tema, vorrei dire, della comunità e dell'umanità. L'italiano è riconosciuto come persona, permettetemi la banalizzazione, simpatica, aperta, gioiosa, vitale e persona che sa stare nella comunità. Quanti raccontano l'esperienza del bar italiano, che sarebbe il caffè italiano, l'esperienza del caffè come estensione della piazza, della strada, dove uno entra, socializza immediatamente con gli altri avventori, con il barista. Quanti racconti meravigliati di persone che erano così rattristati dal fatto di fare la coda in questi tristissimi
negozi, catene del caffè straniere, che invece arrivano in Italia e trovano questa umanità, questa disponibilità, questa apertura. Ora, la dimensione emotiva, io trovo che sia un altro fatto estremamente importante che ci serve per giocare sui mercati internazionali. Cioè noi siamo attrattivi anche come nella dimensione emotiva, che sappiamo è estremamente importante per le persone. Quindi siamo il paese del bello, siamo il paese dell'emozionalità, della comunità, dell'umanità, non dobbiamo dimenticarcene. Ciò su cui dobbiamo costruire è il tema dell'innovazione, della tecnologia, dell'ingegneria e tutto ciò che ne consegue. I dati qua sono estremamente importanti, però è evidente che c'è una mancanza di conoscenza sia a livello italiano che poi a livello estero di questa nostra capacità di essere paese tecnologicamente avanzato. Dobbiamo sorprenderci e sorprendere i nostri interlocutori esteri su questa nostra capacità, che se vogliamo cozza a volte, no, con lo stereotipo della dolce vita. Cioè la dolce vita per alcune persone con cui mi sono imbattuto significa che poi l'italiano se ne sta seduto tutto il giorno bevendo un cappuccino gustosissimo e sorridendo ai passanti, ma non è così. Il cappuccino è una breve pausa in una giornata di lavoro intensa dove poi dopo si fa innovazione, si fa qualità del prodotto, si fa esportazione, si genera valore aggiunto. Quindi questo è un punto su cui dobbiamo lavorare moltissimo, sorprenderci e sorprendere, e credo che dobbiamo compiere tutti un grande sforzo da questo punto di vista, a partire proprio dall'Italia, a partire da quanto noi siamo capaci di vederci allo specchio in termini effettivamente più realistici. Ora, guardando sempre da fuori, devo dire che, se posso permettermi un commento, la pandemia e il fatto che l'Italia si è trovata così isolata a livello globale, al punto da sentirsi anche veramente unita, può darsi che abbia dato una spinta a creare questa autoempatia. Forse chi vive in Italia non l'ha percepito, ma chi è tornato regolarmente, ha parlato, ha visto che c'è un cambio positivo, si avverte un aumento di tasso di adesione all'essere italiani e orgoglio di essere italiani. Ne aveva parlato Beppe Severini nel suo libro Neo Italiani. Io credo che ci sia qualcosa di vero, è un'opportunità, chissà che poi non sia connessa anche a questa crescita così vigorosa, economica, sorprendente che stiamo vivendo in questo momento. È come se dopo uno shock il malato si fosse ripreso con grande vigore e fosse pronto a ripartire. Sicuramente il fatto di poter disporre di queste informazioni, di questi dati anche aneddotici, no? L'acciaieria più sostenibile, l'azienda campione dei rinnovabili, il campione del vino, eccetera, eccetera, possono aiutarci, credo, a essere più consapevoli di noi stessi e poi chiaramente di vendere il nostro paese all'estero. La sfida è importantissima, non solo per l'export dei nostri prodotti, siamo già bravissimi, 625 miliardi di export l'anno scorso, ma anche per attrarre investimenti. Attrarre investimenti nei nostri territori. Quando abbiamo fatto in Cile un programma che si chiama Fatto in Italia, no? Portando dei giornalisti cileni a visitare i nostri distretti industriali, abbiamo visto che la trasmissione ha avuto il rating più alto rispetto a tutte le altre, e si faceva vedere come si fa l'occhiale a Belluno, oppure abbiamo portato al sud a vedere gli aerei che vengono fatti in Puglia, la cosa più lontana inimmaginabile rispetto allo stereotipo della persona che sta così guardando il sole sotto l'olivo. E quindi il potenziale è fortissimo e la sfida è importante. Attrarre investimenti è un grande sforzo collettivo che dobbiamo fare, e ringrazio veramente di cuore la Fondazione per darci uno strumento utile che ci potrà aiutare in questo sforzo. Grazie.
Grazie infinite, ha detto cose veramente interessanti. Tra l'altro l'ultima sua riflessione, che rientra esattamente nel suo titolo, cioè promozione del sistema paese, è molto importante, perché in realtà il sistema significa che per far crescere realmente, così come stanno crescendo le imprese italiane, occorre un sistema che è fatto da un governo, che è fatto da una regolamentazione, che sa imporre regole, ma anche, diciamo, ammende nel caso in cui non si segua, ad esempio per il caso della sostenibilità, alcune cose anche dalla percezione delle persone di quello che si sta facendo. Quindi su questo il sistema deve essere veramente molto forte, perché le imprese lavorano bene se sanno che la parte finale, cioè il consumatore, capisce, coglie quello che viene prodotto, ma anche se è supportato dall'azienda. Per quello che riguarda azioni e investimenti, lo sa meglio di me, l'Italia sarebbe un paese incredibilmente interessante per gli investitori, ma su questo bisognerà lavorare, per la burocrazia, per la mancanza di standard internazionali. Nonostante questo, noi siamo sempre molto forti, e all'estero che cosa chiedono gli imprenditori che si rivolgono a Socamere? Grazie per questa, prima domanda, perché appunto mi dà l'occasione proprio di evidenziare anche quello che per noi sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero, sì, e più in generale sistema camerale, è questo lavoro che con Ermete abbiamo, questo dello specifico da 10 anni, ma ci sono lavori che abbiamo iniziato da ben più tempo e sui quali comunque c'è un allineamento perfetto. Perché? Perché non solo queste vengono usate anche per noi, queste sono attività istituzionali, no? Come dicevi te, però per noi sono davvero uno strumento di comunicazione fondamentale per promuovere i nostri servizi, ma anche per tornare qui in Italia e dire alla Fondazione Simbola: guarda che all'estero in questo momento ci stanno vedendo meglio per questo motivo. Magari, ecco, il caso del caffè, delle macchinette del caffè. Sono stato nell'ultimo mese, guarda caso, America Centrale ed Etiopia, e mi hanno fatto presente che loro hanno la materia prima, però chi la sa trasformare e poi portare alla fine nella tazzina del consumatore in tutto il mondo siamo noi, perché le torrefazioni sono qui e perché le macchine per il caffè appunto sono qui. Allora, questo è davvero il pregio per noi di questa attività, che poi portiamo anche nei territori, la adattiamo. Dunque non è che traduciamo soltanto e curiamo l'edizione in 7 lingue, ma proviamo ad adattarla territorio per territorio. A me stesso è capitato più volte di presentare questo lavoro in giro per il mondo, e mentre nelle Americhe magari vogliono il blocchetto intero, no? Perché comunque dà un'idea di quella che è la competitività dell'Italia in questo momento, altrove invece magari si può scegliere, questo è anche il pregio dei 10 selfie, si può scegliere un tema specifico. In Cina l'altro anno, in un forum sulla transizione energetica, avevano chiesto un affondo, anche con un'evoluzione nel tempo, di tutti i selfie che riguardavano il tema della sostenibilità. Successone con l'ambasciatore, con il ministro anche allora dell'ambiente, era ancora prima della recentissima trasformazione. Per cui benissimo, complimenti a tutta la Fondazione Simbola, ma soprattutto complimenti per ogni anno scegliere i 10 selfie. Io non so come fate davvero, vi strappate le vesti. Perché, e questo però è un esercizio che faccio autonomamente ogni anno, no? Provo a mettere insieme in fila tutte queste pubblicazioni. È vero, ce ne sono alcune che, soprattutto quelle sulla sostenibilità, quelle sul design, sulla cantieristica navale, che mettendole così una accanto all'altro, da un anno all'altro, si vede come non solo questi sono punti di forza, ma si vanno rafforzando ormai nel corso del tempo. Cioè anche il tasso di riciclo di cui abbiamo parlato, sì, all'inizio, che sembra 5 punti in più rispetto a prima del Covid. Le imprese che investono in ecoefficienza e che dunque esportano di più, occupano di più. Ebbene, sono tutte informazioni che nel tempo ci dicono quanto l'Italia è sempre più brava in questi temi. Ma poi ci sono queste chicche, queste cose un po' più sfiziose, come dicevamo con qualcuno poco fa, dalle giostre agli occhiali, cos'era ancora tempo fa, anche qualche altra cosa, le biciclette, mi ricordo, un paio d'anni fa, no? Qualcosa che davvero non si va a pensare, ma anche
settori importantissimi per il nostro interscambio commerciale, come l'aerospazio, come la farmaceutica, ricorderà la meccanica, cioè ogni tanto poi ci sono dei flash su dei settori davvero rilevanti, e questi portati all'estero sono fondamentali per far ritornare in Italia l'immagine che di noi hanno quelli che stimiamo 250 milioni di italici in giro per il mondo, che non sono solo gli italiani che vivono all'estero di seconda, terza o quarta generazione addirittura, ma sono tutti quelli che hanno fame d'Italia, hanno voglia d'Italia e vorrebbero mangiare, vestire, guidare italiano in giro per il mondo. Ebbene, a tutte queste persone noi ci rivolgiamo con i nostri selfie, selfie che, appunto, come diceva Manuela Raffaiani, non sono ritoccati, non sono photoshoppati, non hanno i filtri, ma vengono da noi pubblicati, direi, sulle piattaforme istituzionali. Quali sono queste piattaforme istituzionali, questi social, queste app dove i selfie vengono pubblicati? Quelli delle istituzioni, il Maeci qui oggi, il Mimit, noi le pubblichiamo lì, le camere all'estero, una volta pubblicato il post del selfie, li arricchiscono con storie magari di imprenditori italiani che vivono all'estero, seconde, terze generazioni, ne sto conoscendo tanti in giro per il mondo, eccellentemente ti parlerò un giorno di un imprenditore italiano di terza generazione in Guatemala, sostenne un cementificio, quello che ha fatto è eccezionale, qui in Italia appunto non si sa. Allora, noi inseriamo questi commenti con storie di imprese italiane all'estero non conosciute dagli italiani su una piattaforma come quella dei ministeri. Wow, anche qui all'estero penso che siano delle informazioni anche per la nostra stampa davvero molto rilevanti. Chiudo però per evidenziare e auspicare tre selfie per il prossimo anno, speriamo fra due anni, selfie sui quali noi come sistema delle Camere di Commercio ci stiamo muovendo anche all'interno per le proposte che abbiamo formulato all'interno del DDL Made in Italy, ormai addirittura d'arrivo. Tre selfie vorrei vedere, Ermete, in futuro. Il primo, vorrei vedere un selfie che ci racconta che le nostre imprese esportatrici crescono a due cifre. Sapete quante sono le nostre imprese che esportano? 112.000. Sapete quante sono le imprese in Italia? 5 milioni. C'è ancora un abisso da colmare. Ed ecco perché dovremmo riuscire non ad avere il 7% come l'ultimo anno, ma il 17%, il 70%. C'è un abisso che può essere colmato soprattutto sulle piccole e piccolissime imprese che pesano per il 98,6% sul totale dell'economia, ma esportano, il loro peso in termini di export è il 51,5%. Possiamo agire sulla leva dell'e-commerce. Sapete quanto pesa l'e-commerce B2C sul totale dell'export italiano? Non il 30%, il 3%. Il 3%. Dunque, se c'è questo gap fra il reale e il potenziale, Ermete, insieme alla Farnesina, insieme all'ICE, insieme alle Camere italiane sui territori, noi dobbiamo fare scouting di imprese che sono eccellenze anche qui, senza saperlo, e portarle all'estero, insieme, collaborando, Camere di Commercio italiane all'estero, ICE, potenziando anche l'effetto delle tante manifestazioni efficacissime che all'estero vengono fatte. Dunque, imprese esportatrici a doppia cifra. Vorrei vedere tanto l'agroalimentare esportare più di 100 miliardi. Come si fa? Beh, l'anno scorso noi continuiamo a macinare record, 60 miliardi l'anno scorso l'export dell'agroalimentare. Wow, come si fa ad arrivare a 100 miliardi? L'Italian Sounding, e l'abbiamo stimato insieme ad Ambrosetti, pesa dai 70 agli 80 miliardi. Cioè c'è una fame d'Italia che purtroppo sono altri a sfamare, a soddisfare. Come si fa a questo punto per far sì che questi 70-80 miliardi rientrino nel vero export italiano? Da un lato dobbiamo agire sull'educazione, sulla sensibilizzazione, sulla formazione dei consumatori esteri, perché l'Italian Sounding
non essendo contraffazione, non possiamo frenarlo o contrastarlo se non educando il consumatore. Mi diceva la nostra segretaria generale di Hong Kong qualche tempo fa, sono andato in un supermercato, ho incontrato una signora locale che sapeva la differenza fra fior di latte, mozzarella di bufala e burrata. Ho detto, caspita, avete fatto un ottimo lavoro a questo punto di educazione dei consumatori cinesi su questo campo. Per cui, primo, educare i consumatori esteri. Su questo avevamo un progetto Italian Sounding finanziato proprio di contrasto all'Italian Sounding, True Italian Taste, finanziato proprio dalla Farnesina. Speriamo di riattivarlo insieme in futuro, insieme a tutte le altre iniziative che anche gli altri soggetti della promotion pubblica stanno facendo. Però non solo, c'è anche il tema dei ristoranti e delle pizzerie del mondo. Ce ne sono 72.000 in giro per il mondo, noi ne abbiamo certificate circa poco più di 2.000, certificate riconosciute, dunque siamo andati lì, le abbiamo riconosciute e verificate anche come Camere Italiane all'estero. Ebbene, se riuscissimo anche a potenziare e a riconoscere il valore di queste strutture, di questi emissari della tradizione culinaria italiana, anche questo quota di Italian Sounding diminuirebbe. Terzo selfie del futuro, e non vi tedio più, ma lo accennava l'ambasciatore, vorrei vedere più investitori italiani in Italia e vorrei vedere più imprenditori italiani che ritornano in Italia. Questo lo possiamo fare non solo con appunto incentivi, semplificazioni per i visti anche dei lavoratori, ma lo possiamo fare anche semplificando le procedure amministrative di arrivo in Italia. Noi come Camere di Commercio Italiane all'estero avevamo proposto l'istituzione di sportelli presso le nostre 84 sedi all'estero, in cui un imprenditore che voleva aprire un'impresa, una gelateria a Roma, la buttiamo lì, va a Sydney e direttamente da Sydney ha la partita IVA, il codice fiscale, riesce ad avere il contatto col notaio, tranquillamente sfruttando i nostri asset, registro imprese delle Camere di Commercio italiane, quello che abbiamo fatto di recente, lo sportello unico virtuale con le aree ZES in Italia. Questo potrebbe essere, è un modello che può essere esportato. Quindi è stato fatto questo? Questo non è stato fatto, è stato proposto, speriamo che nel DDL Made in Italy troverà spazio, perché è una semplificazione banale, per noi facilissime da attuare perché lo fanno già le Camere italiane, possiamo portarlo all'estero. Tutto questo poi in raccordo ovviamente con la rete diplomatico-consolare, perché noi abbiamo alle spalle 20.000 soci, imprenditori, manager e professionisti che operano all'estero e magari nell'80% sono italiani anche di seconda generazione magari, che possono essere un po' come del catalizzatore anche degli interessi verso l'Italia da parte delle nostre comunità all'estero. Ecco, voglio chiudere appunto dicendo che i selfie sicuramente ci danno anche un'indicazione di quello che l'Italia sarà in futuro, Ermete, no? Come dici tu, l'Italia che fa l'Italia, e questa è l'Italia che vorrei vedere, un'Italia più integrata, protagonista, che ha più imprese che dall'estero vengono in Italia, ma anche tante più piccole imprese riconosciute campioni e eccellenza dell'Italia in tutto il mondo. Grazie infinite. È un peccato che non sia qui il ministro, perché nella formulazione del decreto su Made in Italy, disegno di legge su Made in Italy, avrebbe potuto, ma comunque glielo faremo avere questo spunto. Posso dare una battuta? Noi sulle piccole imprese stiamo facendo un lavoro che porterà dei dati interessanti, diciamo, sul fatto quanto stanno nelle filiere. Come fate? Io ho sempre in mente una bellissima frase di Conrad, che una volta ha detto: non riuscirò mai a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando. Bisogna guardare fuori dalla finestra, per questo vecchi selfie. O bere il cappuccino al bar. Quindi io adesso direi che possiamo mandare il video del ministro Urso e poi ci salutiamo. Ringrazio il presidente Realacci, ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo fatto tante cose insieme per riflettere sul futuro del Paese. Lo ringrazio in questo caso per l'invito, saluto tutti gli ospiti, la prestigiosa platea, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni.
non potendo partecipare di presenza per altri lavori e impegni istituzionali concomitanti. Come ministro del Made in Italy, come ministro delle imprese e del Made in Italy, sono particolarmente rammaricato della mia assenza, perché avete avuto l'intuizione di mettere l'accento su 10 ambiti del sistema economico di cui, tra le innumerevoli eccellenze, non si sente parlare tanto spesso. Sapere che nelle esportazioni, oltre al design e alle rinnovabili o al vino, alle eccellenze e alla qualità del Made in Italy che tutti noi gli altri già conoscono, sapere che siamo anche campioni per l'abbigliamento sportivo o nelle tecnologie a raggi ultravioletti o nei macchinari per la cottura degli alimenti, contribuisce a rifinire l'immagine di un'Italia poliedrica, dell'Italia che esiste, che è sempre esistita, degli 8.000 comuni, delle sue camere di commercio, dei suoi distretti industriali, delle sue piccole e micro imprese innovative e competitive a livello globale. Il Made in Italy si conferma ancora una volta un modello di capitalismo diffuso, partecipativo, capace di esprimere leadership in una pluralità di settori come nessun'altra economia globale. L'Italia presidia con successo a livello mondiale oltre 3.000 nicchie di prodotti. È la nostra forza, che oggi viene percepita come tale anche dagli altri, quello che una volta appariva una anomalia nella globalizzazione, un paese fatto di piccole e medie imprese capaci di essere competitive a livello globale e di produrre in ogni settore primario, questo paese, questo sistema sta diventando un modello che stupisce gli osservatori internazionali. Nella vostra analisi date un'altra prova di come il sistema produttivo si stia orientando. Il Made in Italy, quello che io stesso ho conosciuto e promosso nel mondo quando ero il ministro delegato al commercio con l'estero negli anni della globalizzazione, nei primi anni 2000, il Made in Italy che allora e sempre più in Occidente e in Oriente è stato percepito e definito come il bello, buono e ben fatto, il prodotto bello, buono e ben fatto, queste caratteristiche che si sono adesso arricchite, implementate dal principio della sostenibilità. Oggi il Made in Italy deve essere sempre più bello, buono e ben fatto e sostenibile. E questo è il vantaggio competitivo che dobbiamo lasciare alle nuove generazioni. Tra le vostre fotografie staglia con chiarezza la nostra capacità di essere leader nell'economia circolare e nell'efficienza. E tutto questo dimostra, ancora una volta, come il potenziale italiano sia enorme e non ancora sfruttato appieno. Il cambio di denominazione che abbiamo voluto, che Giorgia Meloni ha voluto imprimere al Ministero, finalmente, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è già una nuova mission che si è caratterizzato in questi mesi, una serie di tavoli di filiera in un confronto continuo col sistema industriale italiano e con le sue eccellenze, e si materializzerà, prenderà corpo in maniera tutta evidente, ancora più evidente, col disegno di legge che nei prossimi giorni porterò al Consiglio dei Ministri e che è un collegato alla manovra economica, era quindi già individuato con chiarezza nella manovra economica approvata nel dicembre dello scorso anno, il disegno di legge, la legge quadro sul Made in Italy. E questo denota, sottolinea, evidenzia l'enorme attenzione e cura che il governo riserva alle sue eccellenze produttive, per raccontare meglio al mondo, con ancora maggiore successo, l'immagine del nostro paese, il suo sistema produttivo.
le vostre eccellenze. Grazie del lavoro che state facendo in questo meeting, ma soprattutto del lavoro che fate ogni giorno per il Made in Italy e quindi per l'Italia. Bene, grazie infinite al Ministro, e se qualche giornalista... Prego, Chris. Sì, permesso di fare una domanda? Certo, stavo chiedendo appunto se qualche giornalista... Mi sembra che questo proposto sia una pubblicità fantastica per il Paese. Perché è prodotta da Singola senza il contributo nemmeno di un euro da parte dello Stato italiano? Bravo. Ma devo dire la verità, non l'abbiamo mai chiesto, diciamo, non è che c'è stato. E poi devo dire che soprattutto all'inizio, ma in fondo anche adesso, ci piaceva, diciamo, Simbola si chiama Fondazione per la Qualità Italiana, no? E nasce per capire qual è la missione dell'Italia, incrociando i temi della qualità, della bellezza, della coesione, della sostenibilità, no? Ci piaceva fare un lavoro che fosse libero, no? Per le cose che dicevo prima, perché ritenevamo che questo ci desse effettivamente più capacità di guardare fuori dalla finestra o di bere il cappuccino, ecco, non so come dire, cioè, che un lavoro forse su committenza, no? Ci avrebbe limitato nelle scelte. Poi magari non è così, perché adesso il lavoro si è affermato e quindi ha una sua autorevolezza, ma io sono ragionevolmente sicuro che se noi all'inizio avessimo detto a un ministero o a uno sponsor o a qualcun altro facciamo questo lavoro, questo poi avrebbe chiesto: vabbè, ma quali ci mettete questa, quale settore ci mettete, con che taglio, con che cosa? Allora, tenete conto che alcuni di questi settori sono anche mondi con cui lavoriamo, però non vogliamo che siano altri a decidere il taglio con cui facciamo le cose. Questo è... magari sbagliamo, non è detto che uno abbia ragione nel fare questa scelta, però il motivo era stato questo: avere maggiore libertà nella nostra lettura. Ecco. Prego, Marcello. Io volevo sapere, al di là delle belle storie, della glorificazione delle eccellenze, eccetera, della rettifica dell'immagine sbagliata dell'Italia, volevo sapere secondo voi qual è la percentuale dell'economia italiana che risponde approssimativamente ai criteri virtuosi di Simbola. Ma noi non è, l'avevo un po' detta prima, cioè noi se pigliamo il lavoro, noi facciamo ogni anno molti rapporti, alcuni nel settore, alcuni sul territorio, e ce ne sono alcuni però che si ripetono, no? E noi ogni anno facciamo sempre un rapporto sulla green economy, sulla cultura, cioè sull'economia della cultura, non quanto si spende in cultura, ma che il rapporto c'è fra la cultura e il valore aggiunto che l'Italia produce, un rapporto sul design. Questi sono tre rapporti che facciamo ogni anno. Incrociando questi rapporti, un dato c'è anche qui sulla green economy, io direi che le imprese che sono incamminate, diciamo, in questa direzione sono grosso modo un 40% delle imprese, sono più di un terzo delle imprese italiane. Nel campo manifatturiero queste imprese sono più del 40%, 43-44%. Cioè questo è il numero di imprese che negli ultimi 5 anni hanno fatto investimenti positivi in questo settore, diciamo. La cosa interessante che noi poi verifichiamo assieme a Unioncamere è che queste imprese, che adesso c'è anche maggiore sensibilità nei confronti di questi temi, ma queste imprese all'inizio l'hanno fatto per istinto, per cromosomi, cioè perché poi alla fine queste imprese sono quelle che vanno meglio, innovano di più, esportano di più e producono più lavoro. Non voglio, cioè io prima ho fatto l'esempio di Arvedi. Arvedi è un'acciaieria di Cremona. Cremona, Arvedi ha un rapporto con la città impressionante, nel senso che dà pure soldi alla Cremonese, adesso lo dico per gli addetti ai lavori, che è la squadra di calcio di Cremona, ma soprattutto ha portato l'università a Cremona, ha rifatto il museo di Cesano, ha fatto il museo del violino. Voi sapete che Cremona è la capitale italiana dei violini, quindi ha un rapporto fortissimo, diciamo, con la città. Ma per esempio anche altre acciaierie si sono mosse. C'è un'acciaieria bresciana, anche questa socia di Simbola, che è Feralpi.
l'AD di questa acciaieria, non so se il presidente o l'AD, comunque sostanzialmente il capo di questa acciaieria, si chiama Pasini, è stato presidente degli industriali bresciani. Ora, gli industriali bresciani, Marcel, tu conosci, non sono proprio dei figli dei fiori, diciamo, ecco, non sono, diciamo, gli eredi di Woodstock, diciamo, come cultura, però per esempio Feralpi aveva già deciso prima dell'aggressione russa all'Ucraina di investire lei 130 milioni di euro per farsi energia col fotovoltaico, per averci un'energia a prezzo più basso e per essere sicuro dell'approvvigionamento. Adesso ha portato questo investimento a 300 milioni di euro privati, cioè non sono fondi di altra natura. Questi processi sono molto in corso e spesso, lo ricordava Manuela prima, hanno un problema nella burocrazia e nella vischiosità delle scelte. Ecco, cioè, facevo l'esempio dell'Olanda perché lo trovo particolarmente divertente, cioè, adesso che l'Olanda metta il quadruplo del solare che mette l'Italia fa capire che su queste cose abbiamo dei problemi. Però ecco, se mi chiedi un numero ti direi sicuramente più del 40% delle imprese negli ultimi anni hanno fatto investimenti che hanno a che fare col green, ecco. Forse aggiungerei un numero e riguardo al volume dell'export e sul volume dell'economia italiana. È un buon dato perché negli ultimi anni l'export è salito al 37% del PIL, quindi più di un terzo degli euro che abbiamo in tasca vengono dall'export. E questo rappresenta un incremento significativo rispetto a 10 anni fa, quando questo valore era sotto il 30%. Quindi la tendenza è proprio quella a una progressiva internazionalizzazione delle imprese e generazione del valore dagli scambi internazionali, che fa ben sperare proprio sulla diffusione di questi modelli di modernizzazione spinta anche diffusamente sul territorio. E a proposito di numeri, Ermete, allora a questo punto mi riaggancio a quello che ha detto l'ambasciatore, per quanto questo modello di sostenibilità sia vincente e si aggancia a quelle performance all'estero, chi ha investito in sostenibilità ambientale, economica e sociale nel 35% ha avuto un incremento l'anno scorso dell'export, contro il 26% di chi invece non ha investito. Che va meglio. Dunque, è un modello vincente. È vero, il mondo chiede sempre più Italia, le nostre esportazioni vanno meglio, ma queste imprese che stanno seguendo questo modello sono sicuramente le imprese che in questo momento cavalcano di più l'onda della crescita sui mercati esteri. Sono Agnew, sono di Independent Irlanda. Due piccole domande. Prima, per tornare a quello che chiedeva il mio collega Chris, il vostro finanziamento è tutto dal settore privato e non c'è niente di statale o come funziona? E poi seconda cosa, in termini mediatici, il vostro rapporto, il rapporto della fondazione è indirizzato a chi esattamente? Diciamo, la stampa estera non è che trascuro le eccellenze italiane, ci sono qua fra di noi tanti colleghi che ci vivono, ma mi sembra che chi lo trascura sono gli italiani stessi. Perciò... Ma gli italiani sono esterofili. Potrei fare molti esempi di cose che sono poi state discusse in Italia perché arrivavano dall'estero, no? Cioè, noi siamo fatti così, guardate, vi racconto un aneddoto per capirci, poi rispondo prima all'altra domanda. Noi abbiamo un finanziamento che è molto differenziato, noi abbiamo delle associazioni, delle imprese che aderiscono a Simbola e in base alla propria forza versano annualmente un contributo. La nostra filosofia è di permettere questa associazione a tutte le imprese e anche a dei soggetti istituzionali, per capirci.
fanno parte di Simbola, l'Enel, Vacchi, associazioni come Union Camere, Coldiretti, Confartigianato, ma anche un produttore di latticini di Agnone, che è un artigiano che fa dei formaggi buonissimi, o comuni di 500 abitanti. Ovviamente questo significa che noi abbiamo delle quote molto differenziate, perché il comune di 500 abitanti versa 50 euro all'anno, quindi per capirci ci costa più dei soldi che versa, potete immaginarlo voi, basta una newsletter, una cosa eccetera, ma perché noi vogliamo fare una foto di gruppo che tiene assieme grandi soggetti ma anche piccoli soggetti, che tiene assieme associazioni, istituzioni eccetera. Non dobbiamo fare sindacato, cioè non dobbiamo difendere i produttori di quel settore, dobbiamo cercare di far capire che mettendosi assieme si è più forti e avere una lettura comune. Il nostro bilancio peraltro è relativamente scarso, però credo siamo veramente l'unica associazione che è totalmente pubblico, per cui se si va sul sito di Simbola uno vede tutto. C'è anche qualcosa che facciamo con le istituzioni, ma quantitativamente pesa molto poco nel bilancio di Simbola, perché sei libero se tu hai molte fonti di finanziamento, meglio se molte fonti piccole che una sola fonte grande. Adesso detto diciamo banalmente, diciamo, però è così, comunque si può andare lì a vedere e uno vede tutto quello che c'è. L'altra questione era, scusa, questa è la prima domanda, la seconda era? Chi è indirizzato? No, quello, vabbè, noi non abbiamo presentato sempre qui questo rapporto, forse solo un altro anno, no? Ma questo corrisponde un po' alla stima che noi abbiamo diciamo anche l'efficacia e l'intelligenza della stampa estera a Roma. Ci sembra un soggetto interessante per noi, no? E un po' corrisponde anche a una lettura di come l'informazione in Italia circola, no? Ora, questo rapporto spesso viene ripreso più volte, vedrete, anche questa è la prima presentazione, ce ne saranno altre in varia misura, però c'è un dato che è un dato caratteriale e culturale per gli italiani: noi siamo esterofili. Cioè, nel senso che se una cosa ci arriva da un'informazione estera vale di più. Faccio un esempio che ha avuto anche un qualche ruolo nella nascita di Simbola. Uno dei primi appuntamenti che fece Simbola nel gennaio del 2006, mi pare che fosse, partì da una copertina del Time Magazine che aveva fatto una copertina dedicata a un servizio il cui titolo era Italia contro Cina. La tesi di questa copertina è che l'Italia era morta, perché siccome la Cina faceva le stesse cose che faceva l'Italia, non c'era partita. E la copertina era molto bella, come spesso sono le copertine del Time Magazine, si trova facilmente oramai nella rete, perché illustrava un braccio di ferro fra un guerriero dell'armata di terracotta cinese e il Davide di Michelangelo. Era molto bella, era una costruzione di questo tipo. E noi apposta facemmo un appuntamento di Simbola usando quello grafica, diciamo, del programma dell'incontro, perché noi diciamo: guardate, questa copertina ci dice il contrario del servizio, perché la copertina era un confronto fra un guerriero dell'armata di terracotta cinese, come sapete l'armata di terracotta cinese accompagnò la sepoltura del primo imperatore della dinastia Qin del 200 a.C., 10.000 guerrieri di terracotta più alti del normale, seppelliti con fiumi di mercurio, poi uccisero non so quante migliaia di artigiani per non far scoprire la tomba dove stava. Difatti è stata scoperta 2000 anni dopo, sostanzialmente, anzi più di 2000 anni dopo. Parlava di un grande paese, la Cina già allora era un grandissimo paese, e la Cina, come sapete, tranne un breve periodo che adesso è finito, ha sempre avuto il PIL più alto del mondo, no? come forza, potenza eccetera. Il guerriero, il Davide di Michelangelo, era figlio di una piccola, rissosissima città. La Firenze del 500 aveva 40-50 mila abitanti, però quella piccola, rissosissima città, voi pensate che la statua del David era stata commissionata dalla Repubblica Fiorentina, no?
ma e per questo a un giovane architetto, Michelangelo, e gli era stato dato un marmo, un blocco di marmo che era fessurato, nel senso che non era perfetto, no? Perché, e lui produsse una cosa magica. E quando però fece questa produzione, spostarono la statua, i seguaci dei Medici cercarono di distruggerla, perché l'avevano ordinata i nemici, cioè quelli della Repubblica Fiorentina, ma quella piccola, rissosissima città in tanti campi produceva delle eccellenze, non solo nell'arte, perché poi la cupola del Brunelleschi era progetto tecnologico, non era un disegno, no? Nella finanza prestavano i banchieri fiorentini, prestavano i soldi a mezza Europa, no? Quindi noi abbiamo sempre detto l'Italia è quello che è, deve stare in Europa per avere un ragionamento sul mondo con gli altri, no? Ma deve fare l'Italia, cioè non può pensare di competere su quei terreni. Se noi andassimo a competere con i paesi emergenti sulla quantità, un po' il ragionamento che dicevo sul vino, sulle scarpe, ma vale per gli occhiali, vale per tante altre cose, sulla quantità, sul basso prezzo, sul dumping sociale, sul dumping ambientale, al di là dei principi perdiamo, cioè su quel terreno perdiamo. Noi ce la facciamo se facciamo Firenze, ma non Firenze in quella maniera, se puntiamo sulla qualità, eccetera. Quindi da questo punto di vista il rapporto in qualche maniera con quanto all'estero si pensa di noi influenza molto la cultura degli italiani. Quando fu fatta quella copertina del Time Magazine, io mi ricordo benissimo, quelli diedero tutti ragione. Cioè in Italia tutti quanti dissero che aveva ragione il Time Magazine, che eravamo finiti, anzi che il Time Magazine era troppo tenero nei confronti dell'Italia, perché l'Italia in genere... Invece non è stato così, no? Nel senso che l'Italia poi ha trovato e come gli spazi per affermarsi, però alla sua maniera. Noi 10.000 guerrieri di terracotta per seppellire non siamo più in grado di farlo, ammesso che lo siamo mai stati. E non vorrei essere banale, banalizzare un discorso aulico, però la conferenza è aperta anche ai giornali italiani che sono coinvolti e ci seguono in streaming, quindi l'importante è coinvolgere sia la stampa italiana che quella internazionale. E la nostra volontà è quella il più possibile di coinvolgere la stampa internazionale, perché sappiamo che voi siete tirati per la giacca perché dovete seguire tutti i corrispondenti, però ci proviamo sempre. E poi secondo me un articolo su alcuni media internazionali arriva in Italia con più forza di quanto non sia. Certo. Non c'è così, in altri paesi non so se sarebbe così, ma in Italia è così. Bene, grazie infinite e buona giornata.